è stato trovato in possesso di 6 kg di hashish già confezionata e suddivisa in oltre 100 panetti e circa 7 kg di marijuana essiccata pronta per la commercializzazione, nonché con la somma in denaro di 10.000 euro. Per questo motivo un uomo di Salerno è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella stessa operazione svolta dalla Guardia di Finanza del Comando di Salerno sono stati denunciati a piede libero i due titolari di un negozio di vendita al dettaglio di canapa per uso terapeutico. Risale a ieri la maxi operazione svolta dalla polizia che ha sgominato un'organizzazione dedita allo spaccio di droga nella città di Salerno e in provincia. 20 le misure cautelari eseguite, 18 sono finiti in carcere, una persona è irreperibile, un'altra è agli arresti domiciliari. Nell'ambito dell'operazione sono stati sequestrati 20 kg di cocaina e 10 kg di eroina, a cui sono da aggiungersi quantitativi di droga per circa 50.000 euro di cocaina e 40.000 euro di hashish, nonché un'arma da sparo artigianale nascosta in una penna, 9 cartucce calibro 22 e 67 cartucce per fucile calibro 12. E ancora cronaca nel Salernitano, questa volta ad Eboli, una ragazza è stata denunciata per minacce nei confronti di un coetaneo, dal quale secondo quanto ricostruito pretendeva 800 euro per non diffondere un video erotico. Ieri la giovane donna autrice dell'estorsione è stata denunciata ai carabinieri. Sulla vicenda indagano i militari coordinati dal capitano Emanuele Tanzilli. Nelle prossime ore potrebbe scattare una misura cautelare su ordine del pubblico ministero della Procura di Salerno, a cui verranno affidate le indagini. Alle accuse del giovane sono allegate le minacce scritte, il progetto realizzato nel fine settimana con messaggi, audio, WhatsApp e tanto di codice IBAN su cui versare soldi è fallito grazie al coraggio del papà della vittima, il quale si è insospettito del comportamento del figlio. Quest'ultimo gli avrebbe poi rivelato tutto. Sempre a Eboli sono stati vissuti poi momenti di paura per una rapina a mano armata messa in atto in un bar della cittadina. Un malvivente armato di pistola si è fatto consegnare il denaro custodito nel registratore di cassa ed è fuggito via.